Cari amici, benvenuti in questo nuovo unboxing della Scroller Box. Come vedete ci sono un sacco di oggetti, pure un tappo della penna. Ma che cavolo ci fa un tappo di penna qui? Vai via. Comunque, come potete vedere, ci sono un sacco di cosine qui su questa scrivania, che è ancora rosa e rossa per il Natale. Mi sa che tra un po' ci risiamo e questa tovaglia ancora l'ho tolta, ma di questo faremo un'altra volta. Come vedete ci sono troppi oggetti sul tavolo. Aggiungiamoci anche questi. Sono veramente, veramente troppi, ma c'è un motivo per cui sono così tanti, ovvero ci sono degli intrusi. Vabbè, questi sono intrusi, ve lo dico subito, perché sono un bianchetto e una penna che io adoro, perché la punta è enorme, quindi la adoro perché è praticissima per fare certi tipi di ripasso. Ma non sto parlando di questi due, sto parlando di questo quaderno. Questo quaderno appartiene a un'altra Scroller Box dove avevo fatto questo disegno, magari qualcuno di voi se lo ricorda. Ma ho dovuto riesumarlo dal mio raccoglitore di disegni della Scroller Box perché ho notato una cosa che non mi ha convinto, ovvero la carta che c'era insieme a questa Scroller Box, ovvero questa. Cioè, lo notate che praticamente è trasparente, cioè lo vedete che se io ci metto la mano sotto me la vedete in controluce, no? Che se io vi ci faccio un disegno voi lo potete ricalcare anche semplicemente facendo così. Ecco, non lo so, non ho capito questa scelta onestamente, non l'ho capita proprio perché l'oggetto principale della box, l'avete notato, sono questi pennarelli qui, che sono pennarelli, indovinate, a base alcolica in stile Copic, ovvero quelli che hanno la doppia punta, da un lato è quadrata mentre dall'altro è appuntita, e servono appunto per colorare un po' in stile manga, anime, con le sfumature. Ma hanno un enorme difetto questi pennarelli, ovvero che qualunque foglio tu utilizzi, 9 volte su 10 succederà questo, ovvero che ti stampa il negativo. Quindi se questa, che non è neanche una carta completamente sottile, spoiler, questa carta fa questo effetto, io non so questa cosa dovrebbe fare. Cioè è praticamente un velo, è un velo, guardate, anche sul negativo si vede il negativo. Cioè io non l'ho capita sta scelta, ve lo giuro, non l'ho capita. Vediamo di leggere le istruzioni cosa c'è scritto. C'è scritto: questa carta serve per prendere confidenza con i colori senza passarla dall'altro lato. Siamo sicuri che sia veramente questo il fatto? Ora mi sta venendo la voglia di provarla. Dicono che non si possa trapassare la carta, ora proviamoci. Allora, signora carta, lei non mi convince, non me la racconta giusta. Qui dicono che dovrei poterci colorare senza passare dal lato opposto. Io non lo so se ci posso credere più di tanto, però farò un tentativo. Vediamo, quindi coloriamo direttamente su questa pagina, che tanto ormai l'avevo già infangata quanto avevo voluto, e facciamoci qualche cosa. Per esempio facciamo un vediamo che cosa potrei fare. Proviamo a usare questo pennello qui, va, vediamo un po' come funziona. Ok, abbiamo questo bel cuoricino che è molto puccioso, proviamo a colorarlo, poi ci andiamo a dare qualche sfumatura. Come vedete più o meno si usano in questa maniera i pennelli, ancora non l'ho capito benissimo nemmeno io come si usano, ve lo dico chiaramente. Fatto sta che l'obiettivo è quello di lasciare più scuri o più chiari i punti a seconda dell'effetto che si vuole ottenere. Ammetto però che io ancora non la padroneggio al massimo questa tecnica, anche perché non mi sono mai esercitata molto. Lo sapete che io sono più un tipo da disegno digitale, però vi penso di avervi dato un'idea di come sia l'effetto quando vi mettete a fare le sfumature. Poi abbiamo anche un pennello un po' più chiaro, in realtà se volevo potevo fare il contrario, invece ho fatto così, proviamo a fare l'effetto col pennello più chiaro. Quindi prendiamo questo pennello, facciamoci un altro cuore. Ah no, era più scuro questo, che mi ricordavo male io. Facciamolo più scuro e vediamo cosa succede. Poi vado a fare delle sfumature scure anche su quell'altro. Ecco, per darvi l'idea, ecco qui ci ho pigiato di più, qui ci ho pigiato di meno, penso la differenza si noti. Se io per esempio volessi fare delle sfumature più scure da questo lato, ora magari se capisco che questa carta non faceva passare niente e mi fa fare una figura tremenda, e tutto può essere nella vita. Ecco, facciamo che ho disegnato metà cuore più scuro, questo ancora più scuro, mettiamo anche che voglio fare delle sfumature. Ho trovato che in questa box c'è il pennarello bianco, io non l'avevo mai usato il pennarello alcolico bianco, non sapevo neanche che esistesse, neanche se visse qualcosa, suppongo serva per sfumare i colori da quanto ho capito. Ed effettivamente se lo uso così, vi prego non mettetemi a rogo se sbaglio, perché mi dà tanto l'idea che si possa usare in questo modo, succede che vi si sfumano i colori un po' di più, ecco, di quanto succederebbe naturalmente. E devo dire che è piuttosto utile per chi come me non è troppo abituato a sfumare a mano. Ecco, direi che così si è comunque uniformato il colore, anche se me lo ritrovo di questo colore, ma poi lo pulisco, spero in qualche modo che si pulisca, altrimenti è inutile. Vediamo cosa è successo dietro. Non che mi aspetti diversamente da un tatuaggio, ma effettivamente c'è un tatuaggio dietro. Ma questo non è un problema, effettivamente, cavolo, mi sa che mi ha svergognato, non è passata la carta, non è passata, accidenti, speravo che passasse, invece non è passata. Beh, allora mi ricredo su questa carta, non è così sottile come credevo. Ecco, brutte figure in diretta, cercasi, è il bello di quando uno registra i video senza aver provato le cose. Ammetto che sono partita prevenuta nei confronti di questo tipo di carta, mi è sembrata veramente troppo sottile e inadatta a quello che ci dovevo fare,
e invece non lo era. Però devo dire anche un'altra cosa, mi sono trovata meglio a disegnare su una carta più ruvida, perché io a volte tendo un pochino a essere un po' camionista con la carta, come potete vedere è leggermente maltrattata, però meno un quaderno con una carta più spessa è più difficile da maltrattare. Qui c'è un abbozzo che stavo facendo per provare altri pennarelli, cioè questi pennarelli per la seconda volta, ma soprattutto vorrei farvi vedere il disegno che ho ottenuto con questi pennarelli su questo foglio. In realtà sì, già lo intravedete, ma ve lo faccio vedere. Tada! Abbiamo qui una fatina! Questa fatina purtroppo non è un design completamente originale, ma è ispirata a Dollightful, che è una youtuber che io seguo e che si occupa di restaurare le bambole, soprattutto le high school, monster high school, quelle lì insomma, e si diverte praticamente a distruggere e a ricrearle da capo. Questa qui è un esempio di una bambola che ha fatto di recente, un po' diversa la sua, però capelli verdi e vestito arancione, li ho ripresi un po' da lei. Come vedete ho utilizzato la penna nera, ovviamente questa penna nera che è nella box, per fare il contorno. Ho aumentato alcuni punti con un'altra penna tipo Enhanced, l'ho proprio fatti più spessi, e poi ho colorato con questi pennelli qui, che come vedete avevo due sfumature di verde, due sfumature d'arancione e il bianco, che mi è servito per fare questo effetto strano sulle foglie. Come vedete questo non c'era inizialmente, un effetto che ho ottenuto sfumando alcuni colori. Alcuni di voi forse noteranno che ci sono anche dei tratti bianchi in alcuni punti, tipo negli occhi, nel fiore, un po' in giro. È questa penna che ho usato. Questa penna mi ha salvato le chiappe in molte occasioni, perché non sapevo neanche che esistesse. Da quando l'ho scoperto, ho scoperto che è bellissima poterla usare per farci queste cose qui, tipo riflessi, no? Che uno magari si domanda, ma come faccio a lasciare il bianco mentre sto colorando? Non lo lasci, semplicemente ti ingegni per utilizzare i riflessi, perché almeno in questa maniera impari a farlo e lo puoi fare anche a posteriori. Se uno sbaglia si può correggere in qualche modo, perché comunque non è proprio bianchetto, è un po' diverso. È della stessa marca di questa qui, sono tutte giapponesi, la Sakura, che mi piace molto come marca. Oppure se siete come me che tanto sbaglia a colorare, vi consiglio di tenere sempre questo, che io non sapevo che il bianchetto potesse essere un enorme alleato nel disegno, non lo sapevo. Poi però ho scoperto che lo è, perché voi non lo vedete probabilmente perché l'ho coperto bene, ma questo disegno è pieno di sbianchettature, tipo qui ce n'è una che è abbastanza grossa ma non la vedete, penso. Poi magari dite sì, Kira, si vede benissimo. Ecco, non lo so, può darsi, io sto guardando tutto questo dentro lo schermo della mia macchina fotografica, quindi vedo fino a un certo punto. Però ho sbianchettato i punti in cui ero uscita, perché ho fatto alcuni punti che sono veramente sottili e la penna di questi cosi, cioè la punta, come vedete non è proprio minuscola, quindi è stato difficile rimanere in margine in alcuni punti, ma ci sono riuscita grazie al bianchetto che mi ha aiutato. Il bianchetto però non faceva parte di questa box, è stato un intruso, quindi via. Allora, ricapitolando, che oggetti c'erano in questa box? Oltre alla carta che mi ha fregato, perché ero sicura che sarebbe passata, maledizione, dovevo fidarmi di più di quello che mi dicono. Cavolo, dopotutto Chris è un esperto di queste cose, Chris è il ragazzo che si occupa di queste box. Perché non mi sono fidata, Chris? Sorry! Quindi abbiamo la carta, abbiamo i pennarelli che sono di una palette simile, comunque che stanno bene insieme. A me piace quando mi trovo più colori per sfumare della stessa palette, ne è fuggito uno, eccolo. Poi abbiamo qui la penna, quella bianca, e la penna per ripassare. Ovviamente ognuno ripassa un po' come meglio crede, ma comunque gli oggetti erano questi, e questa è l'arte del mese. Ve la faccio vedere, perché il soggetto era creature del bosco. Infatti, cosa c'è scritto qua dietro? C'è scritto Woodland Creatures. E io ovviamente, da buona fissata quale sono, da buona principessa, talvolta un po' camionista, ho disegnato una fatina. Ecco, anche qui c'era una fatina che poteva dare ispirazione. Ho disegnato la tipica fata bianca con le ali bianche, perché non volevo usare altri colori. Comunque, io spero che vi siate divertiti a vedermi fare brutte figure, perché stavolta le ho fatte, al di là della fata. Aspettate, la faccio vedere un po' meno ingrandita, e ovviamente zoom al contrario, vi faccio vedere un po' più nell'insieme che cosa c'era in questa box. Spero che vi siate divertiti con me a fare cose tipo le fate, che sono carine. Ecco, vi ringrazio per avermi ascoltato. Mi raccomando, se avete dei consigli da darmi per utilizzare al meglio questi tipi di carta e anche questo tipo di pennarelli, perché ancora vorrei imparare a disegnare un po' meglio con questi Copic, finti Copic, questi si chiamano Spectrad. Ce ne ho diversi in giro per casa di questi cosi, ma anche di marche differenti, intanto mi diverto a provarli tutti. Quindi, detto questo, spero che la mia cartina vi sia piaciuta, poi magari cercherò di finire anche questo, che è un primo piano della stessa fata, magari senza il fiore in testa, e questi cuori mi fanno vergognare di me stessa. Quindi grazie a tutti e alla prossima con la fatina con i dentini, che non so se l'avete visto, ma la fata c'ha i dentini, guardate. Vedete, gli ho messo i dentini da vampiro, con la fatina vampiro e Kira Eternal Love. Ciao! E mi raccomando, quando andate nei boschi, state attenti, perché potrebbero esserci delle fate nascoste, degli adesivi e anche della carta di cui Kira non si è fidata. Maledizione, che figura! Ciao!